Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo primo video del 2024. Spero che abbiate passato delle buone feste. E come al solito, il primo video dell'anno è dedicato a quelli che sono gli obiettivi per l'anno nuovo, con uno sguardo anche ai propositi raggiunti o meno tra gli obiettivi per il 2023. Peraltro trovate il video appunto linkato qua sopra nella scheda, appunto quello dei buoni propositi dell'anno scorso. Partiamo ovviamente come l'anno scorso, l'ho diviso un pochino in categorie e partiamo con il lavoro. Come avevo in mente, ho cambiato lavoro con qualcosa che mi lascia libera i weekend e i festivi, ma tra una cosa e l'altra non ho fatto molte escursioni come guida ambientale escursionistica. Per cui i due obiettivi che ho per questa categoria, diciamo, è avere il rinnovo del contratto che mi scade a fine aprile e fare almeno 10 uscite come guida ambientale escursionistica nel 2024. Spero di riuscirci. Ho già cominciato con qualche piccolo sopralluogo, vediamo cosa succede nel corso dei mesi. Capitolo casa, che non c'era nel vecchio video. Non l'avevo nominata un pochino per scaramanzia perché a Natale 2021 era saltata la firma di un contratto preliminare per una casa, appunto. Ma tra i buoni propositi dell'anno passato c'era anche l'acquisto finalmente di casa, era da un bel pezzo che cercavo ed è stato raggiunto. Peraltro lo sapete perché è uscito il video in cui appunto vi facevo sbirciare all'interno della casa appena comprata. Se ve lo siete persi, anche se è parecchio visualizzato col video, vi lascio il link qua sopra. Non mi sono ancora trasferita definitivamente come residenza, per cui l'obiettivo a breve termine nel 2024 è finire i lavori in cucina e appunto spostarmi a vivere in maniera definitiva nella casa nuova. Spero entro la fine di gennaio o al massimo entro la fine di febbraio. Per poi sistemare nel corso del tempo, ma non soltanto nel corso di quest'anno, un pochino più con calma tutte le altre stanze. Tema YouTube e social, male malissimo con quella che è la programmazione di video e post, perché è un obiettivo che mi porto avanti da parecchio, anche da parecchi anni, perché è una cosa ricorrente. Ho pubblicato pochissimo, con buchi di mesi, peraltro quest'anno, cosa che non era quasi mai successa, almeno che io ricordi. Ultimamente mi sono un pochino ripresa e ho qualche video e shorts già pronti nel cassetto da pubblicare nel caso non riuscissi a star dietro anche a questa cosa. Vorrei quindi continuare con questo trend, mettere via qualche piccolo contenuto in maniera tale da poterlo sfruttare nei momenti di crisi. Cosa che vale anche per gli altri social in cui ho latitato parecchio, stories di Instagram a parte. Peraltro in descrizione trovate i link a tutti i miei social in cui seguirmi, sperando che io sia molto più costante quest'anno. Capitolo libri, l'obiettivo 2023 era quello di leggere 40 libri, ovviamente l'ho fallito principalmente a causa del fatto che ho cambiato lavoro, che mi porta via più tempo, anche se bastava poco, visto che nell'altro lavoro io leggevo, quindi erano ore che comunque dedicavo alla lettura, quelle dell'altro lavoro principalmente. Sono comunque arrivata a quota 23. Per quest'anno comunque l'obiettivo ovviamente sarà decisamente più modesto, ovvero 15 libri, almeno uno al mese in ogni caso, quindi la quota minima è 12, se arrivo o supero i 15 libri sarò molto più contenta comunque. Per seguire quelli che sono i miei progressi in questa challenge, diciamo, e magari anche per prendere ispirazione da quelle che sono le mie letture, vi lascio in descrizione il link al mio profilo di Goodreads. Capitolo viaggi, tasto dolente perché tra la ricerca di lavoro e casa e poi il cambio non sono praticamente uscita dal Friuli, come vedete anche dai video che non ho pubblicato sostanzialmente. Speravo di riuscire a sfruttare il fermo produzione tra Natale e Capodanno, ma mi hanno messo 2 giorni di formazione, quindi ottimo! Nel 2024 comunque spero ci saranno varie occasioni per uscire dal Friuli, esplorare un pochino l'Europa, l'Italia, il mondo, vediamo quello che succederà. Direi di chiudere qui questo mio lunghissimo monologo per quelli che sono i miei standard di video ultimamente come lunghezza. Vi chiedo quindi, se siete arrivati fin qui, di lasciare un bel like e lasciatemi un commento con quello che è uno dei vostri propositi per l'anno nuovo. Se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e se non l'avete ancora fatto, attivate sempre la campanella in modo tale da non perdervi i miei prossimi video.
Qua sotto in descrizione vi ricordo che ci sono i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Non mi resta che augurarvi buon anno ancora una volta e salutarvi come al solito dicendovi Have a nice life!